Il 35% dei cittadini affronta la spesa quotidiana adottando strategie che vanno dal portarsi il pranzo in ufficio al taglio degli sprechi. E quanto emerge dall'indagine Coldiretti Censis sulla guerra in tavola diffusa in occasione della chiusura del forum? I primi risultati del patto antinflazione sono evidenti per il ministro Urso. Il carrello della spesa si è ridotto in ottobre di circa un terzo. Il tasso di inflazione tendenziale è a 1,7%, lo scorso anno era 11,8%. Questo è stato effetto di tante cose, certamente anche delle misure del governo e delle associazioni di impresa, del carrello tricolore che ha contribuito a ridurre l'inflazione nel carrello della spesa, laddove gli italiani hanno trovato finalmente a prezzi contenuti anche i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Ma al settore servono infrastrutture per la crescita e la commercializzazione dei prodotti Made in Italy all'estero. L'Italia perde circa 96 miliardi a causa della competizione con altri paesi in termini di export, 9 miliardi solo per il settore agroalimentare. Un'opportunità potrebbero essere i fondi del PNRR, ma non solo. Noi abbiamo già fatto una proposta alla Commissione europea in tal senso che la revisione del PNRR, dentro quella revisione c'è una proposta chiara di indirizzare le risorse in modo chiaro ad alcune misure dell'agricoltura. Come è noto, stiamo verificando con la Commissione europea questa proposta di revisione, quindi sono fiducioso che quanto prima si possa avere questa opportunità anche per il mondo dell'agricoltura. Una grande attenzione anche per quanto riguarda il trasporto marittimo, che saranno le vere autostrade del futuro, compreso il sistema cargo. Noi dobbiamo puntare al posizionamento delle nostre filiere agroalimentari sui mercati che ci riconoscono un valore economico più alto rispetto alla media di quello che normalmente viene pagato. Proprio per questo motivo la velocità del trasporto è quella che può fare la differenza.